Separare l'apporto tecnico-scientifico che ha ricevuto da Luigi Mara nell'ambito del sodalizio condotto in più di 30 anni di condivisione delle sue attività, senza con questo nulla togliere ovviamente al gruppo, ai componenti del gruppo di prevenzione e igiene ambientale della Montese di Castellanza, prima e ora del centro per la salute Giulio Mancacaro. Per un delegato sindacale come me, ai componenti del consiglio di fabbrica, di un'azienda con spiccati profili di rischio, significava maneggiare un metodo che da un lato permetteva di individuare i fattori di rischio e dall'altro aveva uno strumento per impostare avvertenze in una posizione di vantaggio, costringendo, sto parlando di metà degli anni 80, l'azienda ad avvalersi di consulenti esterni per riuscire a confrontarsi alla pari. Nel contempo riuscendo a far abbandonare ai lavoratori le pregresse posizioni a favore della monetizzazione del rischio, che nella mia fabbrica poi significavano un litro di latte al giorno, nella pratica, per poter digerire la formaldeide. L'azione e l'elaborazione del gruppo di prevenzione e igiene ambientale ha avuto un percorso che ha effetti visibili ancora oggi. L'elaborazione che ha portato alla riforma sanitaria del 78 ha spostato le competenze sulla vigilanza, sulla sicurezza e igiene del lavoro a livello regionale e nell'ambito della sanità ha una visione complessiva e correlata, sicurezza sul lavoro, igiene edilizia residenziale, salubrità ambientale. Come noto in precedenza e oggi ancora nel resto d'Europa, la vigilanza è in capo al Ministero del Lavoro, quindi centralizzata, se non in alcuni casi ad agenzie ibride, o, come in Svizzera, al SUVA, che è l'equivalente dell'INAIL, non strano. Con l'improvvido referendum del 1992, il collegamento fabbrica-residenza-ambiente è stato spezzato con la creazione delle agenzie di protezione ambientale ed è in pieno corso la deriva delle unità sociosanitarie locali al modello aziendale delle ASL, ora ATS in Lombardia, un'organizzazione che mette a margine cittadini, utenti, lavoratori e anche gli enti locali, ed oggi in una fase di distruzione progressiva su ogni aspetto. Sabato prossimo saremo a Palazzo Reale per un'iniziativa centrata, ma non solo, sulle delibere regionali sulla cronicità, ulteriore passo verso la privatizzazione e la negazione di un servizio sanitario universalistico. Una visione unitaria, quella della riforma sanitaria, che è stata via via abbandonata e vede ulteriori rischi nell'ambito della cosiddetta devoluzione completa delle competenze in materia di sanità e salute alle regioni, Veneto e Lombardia, che sono capofila. L'elaborazione sul metodo di valutazione dei rischi con il registro dei dati ambientali, di cui si parlerà più diffusamente in una delle relazioni che vi seguiranno, pur considerando l'evoluzione tecnologica, è ancora attuale. Con alcune modifiche potrebbe essere meglio di molte applicazioni di software correnti sul tema. Non solo, ma questo metodo implicava un'estensione all'esterno che si è attuata come le mappe di rischio territoriale, quale strumento di conoscenza e di prevenzione ambientale con le prime iniziative degli SMAL, per chi se li ricorda, che sono state la prima costruzione di un sistema di sicurezza sul lavoro di tipo pubblico, territoriale e partecipato da parte dei lavoratori. Anche il libretto sanitario di rischio individuale non ha nulla da inviare con quanto previsto dal decreto 81-2008, il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Anzi, era ben più avanti, in quanto amplia l'aspetto dell'analisi e della correlazione con i fattori di rischio ben più di quanto oggi richiesto dalle norme, che si fissano esclusivamente sull'ambito lavorativo, quindi come se la persona fuori dal lavoro non esistesse o non avesse effetti sulla sua salute complessiva. Si tratta di una visione unitaria di sicurezza in fabbrica, ambiente sano per salute, che fece incontrare Luigi Mara e Giulio Mancacaro. Luigi perseguì negli anni successivi la scomparsa di Mancacaro uno sforzo per attualizzare il suo pensiero. Oggi siamo chiamati ad attualizzare il pensiero di entrambi. Devo anche ricordare un altro protagonista di quella stagione, una sponda politica di queste lotte, dando a questo termine il miglior significato possibile, Giuseppe Pippo Torre, consigliere regionale dell'85-2000, è scomparso poche settimane fa.
Era sempre prima di fila per l'affermazione della salute, dell'ambiente sano e della giustizia sociale, in modo coerente e oltre ogni appartenenza politica. Alla ricerca di giustizia, perché nel capitolo delle iniziative nei processi, a partire dalla Montefi in Castellanza, contro l'espulsione dei lavoratori del gruppo di prevenzione igiene ambientale, passando per Porto Marghera, e quindi per numerosi processi per esposizione e patologie d'amianto, alla strage presso la Thyssen, a quella di Viareggio. Una stagione che ha portato le rivendicazioni anche nelle aule giudiziarie, contribuendo a far avanzare la giurisprudenza su sicurezza, malattie professionali e danni ambientali. Da ultimo, l'attuale figura del rappresentante lavoratore per la sicurezza può essere vista come una derivazione del protagonismo delle punte più avanzate del movimento operaio sul tema della sicurezza dell'ambiente. Non è una rivoluzione, ma una trasposizione ed estensione normativa che necessariamente, incanalando i precetti, ne riduce il conflitto naturale tra direzione di fabbrica e movimento operaio. Ma questo è il punto dell'attualità. È difficile oggi far emergere la soggettività operaia e indirizzarla verso un conflitto per il miglioramento delle condizioni di chi lavora e di tutta la società. Se negli anni 70 quelli che andavano superati erano visibili i rapporti di forza tra lavoratore e potere in fabbrica e la prima forma di accumulo di forza del gruppo omogeneo, reso tale anche dai rischi lavorativi, oggi la precarizzazione e la saltuarietà dei rapporti di lavoro rendono difficile questa forma di aggregazione e sfiancano individualmente la capacità di iniziativa. L'avversario spesso non ha neppure una chiara identità ed esprime il proprio potere con algoritmi. L'obiettivo dell'iniziativa di oggi, oltre a rendere omaggio a Luigi Mara, è quello di individuare un filo per attualizzare quell'esperienza. Ve ne è un'estrema necessità. Basti pensare sia alla situazione ancora disastrosa in termini di numero e gravità di infortuni e malattie professionali, ma soprattutto a situazioni di grave compromissione delle condizioni dei lavoratori, ambientali e sanitarie, oggi esemplificate ad esempio della situazione dell'Ilva e del quartiere Tamburi. Chiudo con due note, diciamo così, di carattere tecnico. In primo luogo ricordo a tutti i relatori che devono andare a firmare all'entrata per la questione degli ECM. Nella cartellina, che per chi la vuole acquistare, troverà, oltre al numero della rivista dedicato specificatamente alla sicurezza sul lavoro e che contiene anche un estratto di una tesi di laurea di uno dei relatori che sarà presente, che è dedicata appunto alla storia del gruppo di prevenzione igiene ambientale, troverà tra altre cose anche una penna di memoria in cui ci sono molti documenti storici, in particolare diverse relazioni di Luigi ad alcuni processi, interventi di Luigi Mara, il libretto individuale di rischio, il registro dei dati ambientali di cui poi parleranno alcuni relatori che mi seguono, e quindi troverete anche quegli aspetti storici di cui si farà riferimento oggi. C'è anche una parte dedicata a Seveso, per cui sarà, spero, abbastanza esauriente, perlomeno dal punto di vista storico, per mantenere questa memoria e svilupparla. Grazie.